carriera cosa si prova e che tipo di lavoro c'è dietro questo processo di crescita? Adesso ti stiamo vedendo diverso rispetto all'anno scorso. Faccio un lavoro di tutti i giorni all'allenamento sotto porta, pensare di più a fare gol, ma sempre io, anche se faccio gol, il mio obiettivo numero uno è aiutare la squadra nel gioco. Dopo se faccio gol è sempre bene, ma per me vorrei sempre rimanere un giocatore che aiuta la squadra prima. Lui o io? Ah, vado io. Marcus, però, cioè, io vedevo che anche l'anno scorso, cioè, ci arrivavi abbastanza in zona gol. Adesso, sinceramente, c'è stato proprio un lavoro diverso tuo o forse quest'anno, insomma, va più dentro del solito? O è cambiato veramente anche il modo di giocare? No, no, l'anno scorso quando sono arrivato all'Inter, tutti erano sorpresi perché potevo fare il gioco con la squadra. È vero che quest'anno all'inizio del campionato, in precampionato, anche in vacanza, ci pensavo a lavorare sotto porta perché è vero che alla fine la gente quello che vuole dell'attaccante è il gol, ma vorrei non dimenticare tutto quell'altro che posso fare Bonsoir Marcus, anche. buonasera. Bonsoir. Faccio in italiano, eh? Okay. Come va la caviglia? E se questo non è il migliore modo prima di andare con la nazionale francese in ritiro domani, arrivi con una tripletta. Allora, caviglia un po' male, ho preso una botta, ho girato un po', vediamo dopo, faccio gli esami con il dottore. E per la nazionale sì, è sempre anche bene finire prima della sosta con 3 punti, così possiamo andare tutti in sosta con la testa leggera. Ciao Marcus, c'è un tema che non ti riguarda in prima persona, è quello dei gol subiti di cui il mister ha parlato e si è detto spesso che tutti dovete partecipare alla fase difensiva. Nello spogliatoio cos'è che vi siete detti anche stasera? Perché sono arrivati due gol che hanno rischiato di macchiare una prestazione ottima comunque. No, no, è anche colpa degli attaccanti, colpa della squadra. I gol subiti non sono solo i difensori o il portiere, siamo 11 giocatori dell'Inter sul campo e non prendere gol è il lavoro dei 11 giocatori. È vero che prendiamo più gol che l'anno scorso, è qualcosa che proveremo a rettificare nelle partite che arrivano. Ciao, la relatività del calcio, tu quando sei uscito avevi fatto 3 gol e ne aveva fatto Zapata uno solo. Cosa pensi, visto che l'infortunio che si è fatto è che probabilmente lo terrà fuori parecchio dal campo? Cosa si è fatto? Non so. Ho visto che si è fatto male, che è uscito. Beh, il ginocchio gli si è girato, quindi non si sa ancora ufficialmente nulla, ma... È sempre orribile anche vedere un avversario che è sempre un compagno di lavoro farsi male e gli auguro che ritorna presto sui campi perché è un giocatore incredibile.